Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Eccoci con Days Gone, altra puntata. Andiamo avanti da dove ci eravamo lasciati la scorsa volta. Avevamo fatto qualche missione secondaria, così nulla di particolarmente impegnativo. Adesso dobbiamo andare a fare questa missione principale qua. Un ricordo, c'è cioè un flashback. Passa a prendere Sara a lavoro per un giro in pausa pranzo. Prima di cominciare ragazzi, come di consueto, rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace al video, condividere il video, se vi fa piacere anche lasciare dei commenti, sono ben accetti e sarò felice di rispondere. Per voi sono gesti assolutamente gratuiti, è un semplice click, non costa nulla, non vi comporta nessun impegno, ma per me è fondamentale, mi aiutate nella crescita del canale. E quindi partiamo. Dietro il bancone di un piccolo caffè a Farewell. Nonostante gli avvenimenti, non avevamo realizzato la grande. No, questa è la frizione. So benissimo dov'è la frizione. Vuoi che ti insegni come si fa o no? Sì, ma so riconoscere una frizione. Ok, bene. Dai, vai avanti da sola, ok? Torna in mente quando probabilmente l'ha fatto anche lui con Sara. Ehi, non puoi parcheggiare qui. Ah, sono qui solo per prendere Sara. È proprietà privata. Ora girala e vattene. Veloce. Ok. Muoviti. Sì. Ok, sai che ti dico? Ho deciso che aspetterò proprio qui. Ma tu torna pure a giocare allo spaventapasseri. Qui agente Moore, abbiamo un problema all'ingresso. Ehi, stronzo, stammi a sentire, è zona vietata. Te l'ho già detto, sparisci. Okay. Allora, ehi, senti. Fermo dove sei, te l'ho detto. Vattene. Come ti dicevo, sono solo venuto figlio a... Figlio di puttana, non hai visto il cartello? Ah, oh, guarda, è difficile non notare. Sono autorizzato a usare la forza. Sì, grazie. Stupido pezzo. Ehi, che cosa succede? Scusi, signorina Whitaker. Tutto a posto, conosce Tim. Questo stronzo? Sì, è con me. Lui è con me. Ah, mi scusi. Signorina, forza, non andiamo. Sapevo che... Tranquillo, sul serio, mi dispiace. Oh, è Jim? Deacon. Non sono io con lei, è lei con me. Merda. Reggiti forte. Perché fai sempre così? Così come? Come un vero stronzo. Nah, andiamo, ha iniziato lui. Quanti anni hai? 5? Ehi, occhio alla frizione, ricordi? Devi dare gas per aumentare i giri. Sì, lo so. Sì, si sente. Dove andiamo? Alla diga. Una passeggiata tranquilla, no? Con te alla guida? Non credo. L'uscita di stasera è confermata. Parlavi di un imprevisto. Ah, sì, giusto. Boozer e i ragazzi vogliono andare a trovare Jack al penitenziario di Klamath. Quindi mi darai buca per andare a trovare un tizio in prigione? Jack non è un tizio. Sì, lo so, scherzavo. Andiamo alla diga, quella che abbiamo fatto saltare? Probabile, lo so. Ahia. Oddio. Oh mio Dio. Diavolo.
possibile che ogni volta che salgo in moto con te qualche camionista cerchi di sbatterci fuori strada? Zio, no, ascolta, sei stata perfetta. No. Molti avrebbero sterzato con troppa foga per lo spavento e saremmo morti. Stavo per ammazzare entrambi. Io non ho fatto attenzione ed ero distratta. Ehi, va bene. Respira, stai bene. Aspetta, da cosa eri distratta? No, è che questioni di lavoro, non è nulla, devo... Ah. Ok, no, pensavo che... Avessi visto la mia nuova badge. La tua che? No. Nomade. Cosa? Hai lasciato la banda? Non ho lasciato la banda. Non lo farei mai. Nomade significa che sarò meno coinvolto d'ora in avanti. Dick, non ti ho mai chiesto di farlo. No, lo so. E se lo avessi fatto avrei detto no. Sei pronta a riprovarci? Sì, cioè no, ma sì, sono pronta. Ok. Grazie, mi hai salvato la vita. Sai com'è? Faccio il possibile. Ehi, frizione! So benissimo dov'è la frizione. Okay. No. Deacon. Quindi, credi che i tuoi genitori verranno? Al matrimonio? Non ne ho idea. Credevo che se avessi preso le distanze dai motociclisti... Non credo cambi molto per loro. Ma tu glielo dirai almeno? Se insisti. È che non ho intenzione di cambiare il mio modo di essere o il tuo solo per soddisfare la mentalità piccolo borghese dei miei. Ok. Attenta! Li ho visti. Ehi, ma sono diretti dove lavori? No, oh, merda. Che mi dici dei motociclisti? Qualcuno verrà ora che sei un nomade? Non lo so. Saranno secoli dall'ultima volta che uno di loro ha messo piede in una chiesa. E comunque vorresti sul serio 27 Harley rombanti fuori dalla chiesetta di Marion Falls? Beh, sai che ti dico, non mi dispiacerebbe. Ah, ok. Sì, sono andati proprio lì. Che succede? Non lo so. Signorina? Sì. Il capo la cerca, dice che è urgente. È sempre urgente, digli che sto arrivando. Ok. Devo andare. Ehi. Scusa. Non è niente, sarà soltanto un allarme antincendio. Ok, falli neri. Ti amo. Chiama più tardi. Beh, non chiamano la polizia per un allarme antincendio, eh. Pensate, ragazzi, che i caricamenti quando su PS4 erano il doppio, se non addirittura il triplo di questi che stiamo vedendo adesso, quindi. Ehi, Eddie, mi dispiace. Erano eterni. Eddie, non fa niente, Rick, mi dispiace. Era una delle altre cose che. Che cazzo. Che non andavano tanto a genio. Esatto, diciamo così. O'Brien, qui St. John, rispondi. O'Brien, sono. Rispondi a questa cazzo di radio! St. John. Non pensavo di risentirti. Sì, neanch'io. Allora ascoltami, la notte in cui sei fuggito, hai detto di non aver caricato civili, ma solo membri della Nero, federali e personale abilitato. Te l'ho detto. Zitto, ascoltami. Sara, mia moglie, lei era abilitata. Aveva il tesserino quando l'ho caricata a bordo dell'elicottero. Senti, quindi puoi farmi un favore, controlla. Sara Irene Whitaker lavorava alla Cloverdale con l'abilitazione federale, stava svolgendo... Non lo so, ricerche farmaceutiche, cose così, che importa, okay, potresti... Okay. Vedo cosa riesco a trovare. Ok, bene. O'Brien, ricordati, sei in debito. Sì. O'Brien, chiudo. La mia prima volta. Sì. Vabbè, dai. Allora, cosa abbiamo da fare? Abbiamo sempre quella missione lì che
che io non la voglio fare per ora. Perché... St. John, qui O'Brien. O'Brien, novità? Devo parlarti di persona. Ecco. Sotto cielo, O'Brien, dimmi cosa hai trovato, ok? È ancora vivo o no? Io ho qualcosa da darti. O'Brien? Ti ho trasmesso le coordinate. Vediamoci lì, O'Brien, chiudo. O'Brien... Si è avventata su. Maledizione. Un povero studente. Dick, Iron Mike ti sta cercando. Ha detto che... Boozer, stammi a sentire. Digli che tornerò. Devo... Ricordi quella storia a proposito della notte in cui sarai morta? Quelli della Nero se la diedero a gambe, caricando solo i membri, i federali e il personale di alto livello, quelli con l'abilitazione. La prima volta che Frena, Dick! Di che diavolo parla? Allora, dove dobbiamo andare? No, quella è la missione secondaria. Dov'è che dobbiamo andare? Non ce l'ho. Senti, forse non è nulla, ma ho una cosa da risolvere. Dico, chiudo. Ok, ce l'ha. Devo aprire il cancello. Ce l'ha sbloccata. Vedo, ecco qua. Allora io direi andiamo qui da Copland e poi ci spostiamo lì. Che informazioni, O'Brien? Che cosa diavolo avrai ancora da dirmi? Apro il cancello. Può fregarmi qualcosa. Apprezzo quel che fai per il campo. Molti sono ancora vivi grazie a te. Sì, è dura trovare carburante lì fuori. Qual è il problema? Ok. Ci vediamo, Dick. Andiamo. Credo che dobbiamo uscire dall'altra parte. Adesso. Deacon St. John. Aspetta, ti apro il cancello. Mi sono incastrato. Perché non me l'hai attivata, madonna? Vabbè. Perché non me l'attivi? Adesso vediamo di capportarci. Lupi, no, questi. Ormai i lupi sono all'ordine del giorno. No, perché ho fatto questa cosa? Perché dovevo scendere? Vabbè. Ho fatto una discesa un po' rapida, ragazzi. Mamma mia che... Allora che vuoi? Ho reclutato alcuni uomini di cui mi fido e a cui non piace questa situazione. E perché io sono qui? Volevo darti questo. Avevi ragione, su tua moglie. Dovrebbe. Dopo Silver Lake hanno evacuato il personale della Nero, gli agenti federali. E beh, Sara Irene Whittaker aveva un'abilitazione di livello 4. Abilitazione? Tua moglie ha seguito un'unità di scout a est di Fort Rock. Portami lì. No. No. Voi avete un mezzo e ora siamo amici. La base è andata. Cosa? Un anno fa. Una milizia locale. Una milizia? Dov'è loro? Non si sa. Come fate a non saperlo? Avete un elicottero, avete i satelliti. Da qualche parte vicino a Crater Lake, ma non si può sorvolare la zona. Hanno avamposti, missili, RPG. Crater Lake. E devo dirti dei nostri studi. Gli infetti e i furiosi si stanno evolvendo. La situazione è già critica, ma peggiorerà. E quindi potrebbe essere vera. Viva, scusate.
è che parlo di una cosa e penso un'altra, quindi vabbè. Allora mi hanno lasciato un po' di cose. All'inferno, Brian. Non me ne frega niente. Boozer! Boozer, rispondi. Sì, Dick. Ehi, stammi a sentire. Un anno fa eravamo con Iron Mike. Pensavamo di andare a sud, ma il passo di Santiam era bloccato del tutto. Ma lui disse di conoscere un'altra via. Dick, Iron Mike non è proprio ben disposto nei nostri confronti. Ehi, ascoltami, ascoltami e basta. Ricordi cosa disse? Iron Mike? Sì. Si vantava di conoscere ogni mulattiera nel raggio di 100 chilometri. Diceva di aver scoperto un sentiero che girava al Monte Tilsen. Sì, Monte Tilsen o qualcosa così. Tilsen! Tilsen, sì, esatto. Il passo di Tilsen. Sì, beh, ma per quale cazzo di motivo... Aspetta! La Nero, merda. Hai parlato con... È viva! Sara è viva! Dick? Ok, stammi a sentire. O'Brien ha trovato... Boozer, ha trovato il suo tesserino. Sì, Boozer, io credo sia viva. Dick, non hai mai perso la speranza. L'hai sempre saputo. Non hai mai mollato. Che farai adesso? Non lo so, Boozer. Non lo so, ma... diavolo, se esiste anche una sola speranza che sia viva... Devo trovarla. Senza dubbio. Eh sì. Merda, ora devo andare. Ricky e Eddie, serve una mano per montare una mensola o qualcosa del genere. Ascolta, ci vediamo quando torni al campo. Chiudo. Ok, ok. Ci si vede, Boozer. Quindi, sì, torniamo al campo. E vediamo un attimo cosa... Il cancello. C'è qualcuno. Va bene. Questa è Radio Free con La Verità ci rende liberi. Mi è giunta voce che alcuni di voi hanno deciso di collaborare con la Nero. La stessa Nero che di recente ha massacrato un gruppo di superstiti sotto i nostri occhi. La stessa Nero che ci ha abbandonati in questa merda per 2 anni. Qualcuno vi considera pazzi? Ma io ho una definizione migliore per voi. Traditori. E io non accetto il tradimento a cuor leggero. Ma sono anche un uomo ragionevole. Quindi voglio darvi un ultimo avvertimento. Fermatevi subito. Fermatevi prima di essere scoperti. Perché giuro che vi troveremo. E a quel punto la pagherete cara. Vi impiccherò personalmente all'albero più alto della foresta. E prima che esaliate l'ultimo respiro, vi squarteremo come bestie e vi daremo in pasto ai furiosi che tanto amate. È una promessa. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Beh, Cope, devo dire che la penso esattamente come te. Nessuna pietà. Ok, andiamo a fare la missione. D'accordo, vediamo cosa avrà da dire il vecchio. Ok, sì. Temporaneamente precluse le regioni a nord. Sì, c'era quella missione lì da fare, ma... Altre missioni non ne avevamo. Avevamo solo la secondaria lì di quel... Che non tu conosci una strada oltre il passo di Tilsen. Una volta mi hai detto io non che... ti ho detto niente, vattene. Non oh, posso dai. Aiutarti, Dick. Disegnami almeno una mappa. Dopo tutto quello che hai fatto... Dopo tutto quello che ho... Parliamo di quello che hai fatto tu, eh? Sherman Scam, quello va che hai via fatto. Da qui, lasciami in pace! Pensa se potessi cancellare tutto, non rimedieresti.
Quando ho messo Sara su quell'elicottero mi sentivo sollevato. Ti sembra forse possibile? Ero sollevato. Mike, è con questo che convivo. E quindi stai inseguendo un fantasma? Credi forse che trovare tua moglie, sempre che sia viva, ti farà sentire meglio? Ti riscatterà? Non lo so, ma devo provarci. D'accordo. Ma se lo faccio, se adesso ti mostro la strada oltre il passo, non torni indietro. Ok? Devi promettermelo. Non torni indietro. Capito. E quindi? Merda, ora dobbiamo parlare con Boozer. Dove cacchio si esce qua? Ma sono rimbaio o non trovo la porta, ragazzi? È questa? Sì. Andiamo da Boozer. Però parlava di temporaneamente, quindi. E infatti, l'accesso allo Slego nel tuo viaggio a sud con Iron Mike. Consegna le ultime taglie e fai visita ai venditori prima di partire, ok. Vabbè, questo lo possiamo fare, dai. Questo lo possiamo fare. No, le taglie sono di là, scusate, ragazzi. A parte che non ho molto, però vabbè. C'ho niente. Non ho altro oggi. Queste sono ridotte male. A chi lo dici? Ma i venditori ero già stato, quindi direi che possiamo andare. Inutile star lì a perdere tempo, tanto. Lo so. Porca merda. Lo scorso inverno eravamo a Farewell Ridge, circondati da furiosi, migliaia, un'orda senza fine. Me lo ricordo. E io continuavo a pensare che tutti quanti noi, uomini, donne e bambini, siamo senza una casa. Non siamo altro che profughi. Già, il mondo è loro adesso. Però vivremo. È la nostra specialità, ma sopravvivere non è vita. Però. Sai, Jack diceva sempre: non conta quando parti o dove vuoi arrivare. Conta sapere come tornare a casa. Sai, non abbiamo più parlato del perché indossiamo i simboli della banda ancora adesso in questo inferno. Stronzate del genere non contano più ormai. Già, è l'abitudine. Gli ultimi due mongrel figli di Farewell. Sì, i Biker Boys, i randagi più cazzuti di tutta la strada morta. Parola sante. Sì, forse siamo diventati una specie di brand. Possiamo essere di tutto, ma non siamo mai stati un brand. Quando siamo partiti da Farewell, senza Sara, senza Jack o nessun altro, sapevo che ci saremmo lasciati tutto alle spalle, che avremmo perso ogni cosa, ma non questo. Glielo lascia. Vuoi tornare nomade? Sì, credo di sì. Forza, Jack. Dentro, andiamo. Se è viva, la troverai.
Sì, Mike, sono pronto. Sì. Vediamoci al cancello, non farmi aspettare. Cos'ha? Sì, certo, Mike, come vuoi. Un po' di cose l'abbiamo presa, quindi abbiamo cambiato, ci siamo tolti il giubbotto. Andiamo. Ehi. Ho sentito che Mike ti porta al passo. Già. Credi davvero sia viva? Sono morte miliardi di persone e lei ce l'ha fatta. Noi ce l'abbiamo fatta, no? Se mi arrendo ora, se non provo a cercarla, cazzo, finirò per diventare come... Come noi, giusto? Come Iron Mike, come Boozer? Come ci chiami tu, Accampati, eh? Ora vai. Trova la tua donna. Sai dove sono. Ecco, sai cosa penso, Deacon? Penso che tu abbia paura di restare qui. Hai paura di essere parte di qualcosa. Noi abbiamo bisogno di te e il solo pensiero ti terrorizza. Mi dispiace. Sì, anche a me. Vabbè, d'altronde, cioè... Sei pronto? Io penso che chiunque avrebbe fatto la stessa cosa che sta facendo lì, poi magari no, ma cioè, convivere col dubbio è peggio che non provarci e scoprire poi effettivamente che magari è morto, non lo so. Forza, di qua. Secondo me è giusto. Ok, ti seguo. Chiaramente Ricky è un po' deluso perché ci tiene a Deacon, è diciamo così innamorata, non lo so, comunque mi piace, dai, mettiamoci così, per cui adesso ho saputo che se ne va, quindi ci è rimasta male sicuramente e ha sfogato il suo stare male con quelle parole lì, ma secondo me non le pensava veramente. E vai, cerca pescare prima, sai. Non ci credo. Ha preso un pesce, ma non sapeva che cosa farsene. Tipico di Jack. Mandava avanti una banda niente male. Certo, voi ragazzi vi siete dati da fare, ma non avete mai ucciso nessuno. Non a sangue freddo. Non è omicidio se non spari per prima. Sai quanti turisti passavano da qui ogni estate? Qualcuno. Migliaia. Era impossibile tenere il conto. La superstrada si riempiva di SUV e camper con donne ustionate dal sole, mocciosi saputelli e uomini che trangugiavano birra. Era un arcobaleno di infradito, camicie hawaiane e cappelli di paglia. Arrivavano per tutta l'estate, come un esercito di formiche colorate da Los Angeles a Farewell a qui, senza sosta. Fortuna che non sono mai venuto in quel periodo dell'anno. Ma siamo dei furiosi, ma dai, dei ripugnanti. Luke furioso. E questo è sempre quel posto lì. Eh sì, credo di sì.
qui c'è il presidio nero che abbiamo. Ci servirebbe una mano. Non ho altra scelta, Mike. Cioè, tanto meglio. Vieni, seguimi. Sì, ok. Mike, però cammina, che io ho la moto più veloce della tua, eh. Non so se hai notato. Comincia la neve. Qui nevica bene, direi che... Ci siamo. Mi accompagna fin qua e poi va via, presumo. Ecco, io mi fermo qui. Segui sempre il sentiero. Scendi lungo il crinale, fino alla valle di Diamond Lake. E buona fortuna. Spero che tua moglie sia ancora viva come dici. Lo è di certo. Sì, può darsi. Ma chiediti questo, Deacon. Avrebbe importanza se tutti gli altri morissero? Chiaramente questa parte ve la devo tagliare come audio, ragazzi, perché sarà sotto copyright, quindi non sentirete nulla. Magari vi taglio anche tutta la parte di filmato, vediamo. Ci vediamo in cima, o comunque dove succede poi qualcosa. Credo che siamo arrivati da qualche parte, adesso vediamo un attimo se non ci fa semplicemente proseguire. Ahia. C'è già qualcuno in pericolo, sta già succedendo qualcosa. Bene, allora qua l'audio Mayday, possiamo rimettere. Mayday! Capitano Curi, mi sente? Rispondete! Mayday! Niente da fare. Maledizione, riprova! Che diavolo? Cosa succede? Aia, c'è un orso, eccolo lì. Non è possibile, guarda! Eppure infetto questo. Prendi!
Vediamo un po' se ci sono ancora. Non vedo nulla però qua, ragazzi. Non c'è niente da. Spara ancora, porco cane, spara ancora. Ho recuperato un po' di vigore, sì. Vediamo se riusciamo a salire qua. Ah, no, ok, c'è. Ho finito il vigore. Che miseria, ragazzi. Ce la faccio mai più. Ce la facciamo a portarlo all'altro. Oh, ma spara ancora. Porca miseria, ragazzi. Questo è peggio dell'orso normale, l'idrofobo. Se non ho capito male, se non ho letto male. Sì. Che è un orso indemoniato. Non so come avremmo fatto senza di te. Sì, grazie. Va bene, va bene, è morto. È tutto a posto. L'eroe del giorno. Oddio. Sono Russell, Glenn Russell, il soldato Malice. Rick. Ciao, Rick. Sono Deacon St. John. Hai detto soldato? Sì. Sì, signore. Della contea di Deschutes. Non sei di queste parti. Hai attraversato il passo? No, diciamo che sto vagando alla cieca. Vengo dalle saline a est di Silver Lake. Che accidenti ci fai qui? Hai superato la 97. Wow, vacci piano. Cosa? Ti ha appena salvato la vita, no? Il colonnello ha chiesto di interrogare chiunque entri nel territorio, da tutte... Ho capito, ma datti una calmata. Lasciamo decidere al capitano, ok? Ok. Lui... ha ammazzato un cazzo di idrofobo. Idrofobo. Vieni con noi. Siamo accampati a Diamond Lake. Avrai una branda e un piatto di sbobba. Ok, sì, buona idea. E Flores, non possiamo lasciarlo. E beh. Tu aspetta qui, torno col carburante. No! Ascolta, resta qui. Usa le sue munizioni. Andrà bene. Ok. Andiamo. Ti vengo dietro. Posso recuperare qualcosa o no? Sembra di no. Stammi dietro, intesi? I predoni ci hanno causato parecchie grane nelle ultime settimane. Se ti vedono in giro rischiamo grosso. Ok, probabilmente ci possiamo ritornare. Allora, qua. Questa milizia di Deschutes? Senti, a me importa solo del raggio. Vogliono il saluto ai sì signore? Io saluto e dico sì signore. Quanti siete? Qui al campo, almeno un centinaio. È difficile tenere il conto, ma il quartier generale sono molti di più. Sì, ci sono donne? Beh, se cerchi compagnia, caschi male. Il colonnello ha proibito a tutti di fraternizzare. Esatto, quello. Ma se fai il tuo e segui gli ordini, nessuno ti rompe le palle. Donne o uomini, per il colonnello è lo stesso. Io non... Senti, sto solo cercando un gruppo con cui viaggiavo l'anno scorso. E tra loro c'era anche una donna.
A quanto ne so, sono passati da Silver Lake, da un campo profughi della Nero. Silver Lake? Non credo proprio. I furiosi l'hanno invasa molto prima. Sì, è vero. Ormai è facile perdere la cognizione del tempo. Comunque, voi non avete reclutato nessuno tra i superstiti del campo profughi, intendo. Può darsi. È un esercito enorme, te l'ho detto. Chiedi al capitano. Lui viene dalle saline, se non sbaglio. Forse sa qualcosa. Il capitano? Sì, Curi. Comanda l'avamposto di Diamond Lake. Ci siamo quasi. Ci siamo. Hanno bombardato tutto. Sono io. Hanno bombardato tutto, tutto bruciato. Non credo che sia nuclearizzato. Perché... Rapporto. Capitano, era quasi nostro, sul serio. La sua moto era ancora calda. Però l'avete perso. No, signore. Cioè, sì, l'abbiamo perso, ma abbiamo incontrato un idrofobo. Mullins e Flores? Flores è morto, signore. Mullins è ancora con lui. È tutto, caporale. Vada, Mullins. Mi servirà del carburante. Sì, signor sì. Senza l'aiuto di quest'uomo saremmo tutti morti, signore. Gli ho promesso un pasto caldo e un rifugio per questa notte. Caporale, ti voglio fuori dai piedi. E tu saresti? Mi chiamo Deacon St. John. Io sono Curi, Derrick Curi. Aia. Tutto bene? C'è il suo anello. Comincio a essere stanco, sono in viaggio da troppo tempo. Ho sentito che cercate nuove reclute. Sei interessato? Vorrei fermarmi per un po', trovare un riparo. Sì, mi interessa. Vieni. Dimmi, quanto hai vissuto? Questo è un altro campo. Saprei, nell'incubo si perde la cognizione del tempo. E dove trovavi scorte e munizioni? Lavoravo per un paio di campi, come cacciatore di taglie soprattutto. Curiosi o uomini? Entrambi. Ero famoso per il mio talento nel seguire le tracce. Beh, quali campi? Dove sono? Oltre la valle di Farewell, ma non conta più ormai. I furiosi li hanno spazzati via. Russell ha detto che eri a Silver Lake quando è caduta. Sì, una bella pioggia di merda, credimi. Ah, sopravvissuti? Qualcuno. Muoversi, muoversi, muoversi! Forza! Puoi correre più veloce di così! Anche mia nonna defu... Tieni, prendi questo. Sono crediti della milizia. Per aver aiutato i miei. Da usare negli spacci del campo. Ok. Se vuoi unirti a noi, stai pronto. Stiamo per partire in missione. Che genere di missione? Te la cavi a cercare tracce? Sì, direi di sì. Qui non è vita da randaggi. Si combatte una guerra. Sei all'altezza? Lo sapete fare di meglio. Posso arruolarti, ma è il colonnello a renderlo ufficiale. Se rimani e dai una mano, ti porterò io da lui. Puoi contarci. Bene. Come ha preso l'anello? Lo stronzo è il mio anello. L'ha preso a Sara e magari di nascosto perché lei non gliel'avrebbe mai dato. Ma questo significa che sarei qui. Comunque è stata qui. Allora ragazzi, cosa abbiamo? Ammazza che va piano. Cosa devo fare? Non sembra della milizia. Andiamo a vedere questo, chi è? Un altro... Un nuovo acquisto anche questo. Tu non hai l'aria del soldato. No, infatti, sono Wade Taylor, ma chiamami Wade. Deacon St. John. Stai scherzando? Deacon St. John, il tuo vecchio era un prete o cosa? No. Beh, un nome coi controcazzi. Ok. Hai visto, amico? Qui. Questo posto è un vero spallo. L'ho visto. Allora, vuoi arruolarti e entrare nell'esercito, giocare al soldato? Non lo so, può darsi. Ascolta, sembri appena arrivato dall'incubo, non è vero? Sì, ero lì fino a ieri. Io stavo... Non vedo l'ora di vedere il colonnello Kipper. Ero in viaggio con altre persone, ma ci siamo separati. Tu hai mai visto questa donna?
No, bello, ma non è affatto male. Me la farei volentieri. ora devo andare. Vogliono controllare i suoi pidocchi e cose così. In bocca al lupo, Deacon St. John. Ragazzi, che nome. Dio, è fuori di testa. Sto qua. Non si ricorderebbe di Sara neanche se l'avesse preso a sberle. Vai, Sara, andiamo. Dove sei? Sei qui, da qualche parte. Magari in queste tende? No. Forse qui dentro. L'infermeria. Beh, con gli studi che ha fatto, dove altro potrebbe essere? No, non è qui. Proviamo questa. Diavolo, non è neanche qui. Carini i disegni. Dio, per fortuna io e Sara non abbiamo avuto figli. Perderli deve essere. Perché non ti impegni? Perché sei ancora qui? Perché non hai ancora completato il percorso ostacolo? Allora deve essere questa. Sara? Sara, sei qui? Non sembra. Affanculo, qui non c'è, non la trovo. In fondo non poteva essere così semplice, no? Non è in questo campo. St. John, sei su questo canale? Russell dice che hai una radio. Sì, sì, ti sento. Vieni al cancello. Arrivo. Come te la passi? Devo vedere cosa c'è qua. Io sono Ava Bergstrom, ma gli amici mi chiamano Berghi. Qua non abbiamo nulla. Deacon St. John, sì, sono arrivato da poco. Bene, Deacon St. John. Fai il tuo lavoro e vedrai che andremo d'accordo. Va bene? Ci vediamo. Andiamo da Curi. Facciamo la prima missione, diciamo. Stiamo per partire. Tu ci sei? Pronto, quando vuoi. Ci hai lavorato molto? Sì, abbastanza. Aprite! Sai guidare? Sei in gamba? Ah, sì! Sì, è da capo! Se vuoi entrare nella milizia devi dimostrarlo, ok? Prova a starmi dietro, San Giorgio. Cos'è successo lì? Si direbbe un incendio, eppure i tronconi sono anneriti, quindi... Qualcuno ha tagliato gli alberi e poi li ha bruciati. Hai buon occhio. Noi la chiamiamo la zona morta. Usiamo il legno per costruire le barricate e poi bruciamo tutto. Così è più semplice avvistare le orde dall'avamposto. E poi? Volete demolire anche tutti gli edifici per distruggere i nidi di arranti e larve? Sì, furiosi, eh? Te l'ho detto, sono stato nell'incubo per mesi. Allora qual è il vostro piano? La milizia vuole radere al suolo tutto quanto? Siamo in guerra, signor, e faremo di tutto per vincerla. In guerra? Perché? Ti sembra una guerra? Hai vissuto le orde? Hai visto le orde? Beh, per fermarle serve un esercito. Il nostro esercito. Servirà molto più di un esercito. Beh, abbiamo un piano. Il colonnello ha deciso. Vuole arruolarti. Mi hai chiesto dei superstiti di Silver Lake. Hai cercato qualcuno? Oh, no, non esattamente. Insomma... Mesi fa viaggiavo con altre persone, ho pensato che forse erano finite lì. Ah, credevo stessi cercando qualcuno. Per Natale, No, no. Ho inseguito uomini per chilometri, ma... Mai così lontano, non ne vale la pena. Ci siamo. Siamo arrivati? Caporale, il capitano è qui. Abbiamo finito. Ricordati la lapide. Sì, signore. Va bene. Voi tornate a Diamond Lake e prendete Taylor, giusto? Signor, sì. Dal colonnello. 1800. Signore? È l'ora in gergo militare. Dovresti saperlo ormai. Sì, signore. Ora fuori dai piedi. Signor, sì. Trovato niente? Quando è che... Vasquez si è presentato al campo.
paio di settimane fa. Non ha perso tempo. Ma che diavolo... Avete problemi con i rifornimenti? Hanno attaccato i predoni? Già. Ok, allora è meglio proseguire a piedi. A piedi? Perché? Vasquez è venuto qui per un motivo. Non posso rintracciarlo in moto. Ok. Che facciamo? Ha nevicato, quindi non ci sono impronte da seguire. Dai, voglio controllare il capanno. Ok, ti seguo. Andiamo nel capanno, allora. Hai detto che ha rubato razioni e proiettili? Sì. Razione, ed è a metà. A quanto pare i tuoi uomini l'hanno colto di sorpresa. La sua moto è ancora lì, quindi deve essere uscito da dietro. Mi curo un attimo. Ok. E poi sarà il caso anche di fare. Ma no, scusate, perché ho fatto? Vabbè. Usciamo da dietro. Ehi, guarda qui. Cos'hai trovato? Un taglio nella rete. Niente ruggine. È recente, quindi. Esatto. Vieni, andiamo. Ehi, aspetta un secondo. Un attimo, guarda. Tracce? Già, sì. Siamo fortunati. Di qua. Aspetta un attimo. Ho trovato qualcosa? Sì, dei bossoli. Sembrano recenti. Si è fermato a sparare a qualcosa. Vieni, di qua. Lupi? Eccoli lì. Fermo, aspetta. Via, vattene! Che fai? Vuoi dare aiuto? Potrebbe funzionare? Dipende. Attento! Altri lupi! Ho visto! Era l'ultimo, credo. Sì, direi di sì. Ottimo lavoro. Niente, adesso l'ha sporcato. Prima raccogliamo. Dove va quello lì? Si fa i giri sulle rocce. Cosa fai, capitano? Ok, diamo un'occhiata alla carcassa. Il tuo uomo non si accontentava delle razioni. Un colpo preciso dritto in testa. I lupi hanno sentito lo sparo e hanno preferito il cervo a Vasquez. Sì, il resto del branco è arrivato da quella parte, da est. Dici che hanno inseguito Vasquez lasciandone uno a guardia della carcassa? Penso di sì. Avanti, vediamo se hai ragione. Ci sono molti lupi da queste parti, non infetti, intendo. Sì, ne avvistano di continuo. Quando ero piccolo... Un po' di anni fa non c'erano lupi in Oregon. Qualche coyote, forse, ma... Niente lupi. Allevatori, contadini e boscaioli li avevano portati all'estinzione. Sembra siano venuti a riprendersi la casa. Ah, c'è qualcosa. Fermo, fermo, aspetta. Che cosa c'è? Uno zaino. È uno dei nostri. No, forse l'avevano quasi raggiunto. E lui si è sfilato lo zaino per scappare. No, 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 per guadagnare tempo. È atterrato sul culo, ha cercato di rialzarsi, ma il lupo l'ha attaccato e Vasquez ha aperto il fuoco. Due colpi. L'hai capito dalle tracce? Sì. E quindi? È più avanti di qua? Sì. Ma
Aspetta, giù, uscia. Una fossa comune della Nero. Non è segnato sulla mappa, le hanno disseminate per tutta la regione. Sì, e questo spiega perché Vasquez è passato di qui. Facciamo il giro. Proprio quello che pensavo. Portati all'estinzione. Sì, certo, sono qui. A dire il vero, ne ho piene le palle di nascondermi da questi stronzi. Ma hai affrontato uno sciame? Sì, è capitato. L'importante è non fermarsi mai. Se vuoi entrare nella milizia, concentrati sulla missione. Non siamo qui per combattere i furiosi. Uscire nell'incubo, uccidere i furiosi. L'una prevede l'altra. Parecchi, comunque. D'accordo. Dobbiamo allontanarci dalle fosse. Quei bastardi escono con il freddo. Sentono il tanfo dei cadaveri lontano. Sono parecchi. Il nostro piano prevede di trovare le fosse, di sotterrare i corpi e bruciarli insieme a tutto il resto. Sì, beh, tanti auguri. Ne ho visti a centinaia. E solo in questa regione. Un motivo in più per cominciare. Ok, e adesso? Proseguiamo verso est. Ehi, c'è una strada qui. Aspetta un attimo. Che ne pensi? Lo sta seguendo qualcun altro? Non che io sappia. Beh, allora deve essere morto. Oppure ha un sacco di amici. Le sue tracce sono coperte da segni di moto. Parecchie moto. Ok. Vediamo dove vanno. Hai detto che il freddo richiama i furiosi? Sì, esatto. Freddo, neve, pioggia. Cazzo, anche nuvole. Sei davvero un esperto di furiosi. Al comando troverai molte persone che vogliono parlare con te. Persone? Ti dirà tutto il colonnello, se sarai ammesso. Sì, certo, l'hai già messo in chiaro. Non è facile gestire un esercito così. Non illuderti. Tranquillo, in realtà non me ne frega un cazzo. Ehi, aspetta, hai sentito? Sì, vengono dal campo dei taglialegna. È sulla mappa? Sì. Quindi anche Vasquez poteva rintracciarlo. Andiamo. Se Vasquez è lì, come ci muoviamo? Beh, non è solo. Abbiamo visto le tracce. Sì, qual è la pena per i disertori? Morte per impiccagione. Ovvero? Ah, Vasquez non si consegnerà mai senza combattere. Ma quanti sono? Vedi il nostro uomo? Sì, è lui. Beh, direi che un controllo sulle vostre reclute non basterebbe. Sembra quasi che sia di casa. Meglio aspettare. Chiedo rinforzi via radio. Toglimi le mani di dosso! Oh, questa è una tigre, ragazzi! Chi l'avrebbe detto? Oh, questo è tutto da vedere. Oh, cazzo. Che c'è? Ho un problemino con gli stronzi che torturano donne indifese. Ti ho dato un ordine. Un ordine? Vedi, forse una fascia rossa al mio braccio. Ecco, io non prendo ancora ordini da te. E quindi dobbiamo farli da solo. Facciamo alla burina o... Ho visto qualcosa. Aia. Alla faccia dello stealth. Vabbè, lasciali arrivare. Porco cane, qua. Lo vediamo, l'è finito. Eccolo.
Oh, stai calmo. Scusate, ma qua. Ehi, stronzo, ti vediamo. Io no. Ti spiego come funziona. Apriti, porca puttana. La Fury è lì che spara a tutti quanti. Ma... Dove sono? Andiamo! Ricarico! Ricarico! Credo di sì. Bel lavoro. Forza, andiamo dal tuo. Siamo finiti? Ok. Vasquez, non è dei miei. Un attimo che prendo il prendibile. Abbiamo fatto tutto. Facciamo ancora sta bomba tubo. Va. Queste non possiamo farle, vabbè. C'è la benzina, ma non ci serve almeno per ora. Adesso andiamo a prendere Vasquez, un attimino che dov'è l'altro? Buono. Ok. Resta di guardia nel caso ci fosse ancora qualcuno. Ce la fai da solo? Non vorrei essere in lui. Sì. Porca miseria. Infatti, lei si è incazzata di brutto. Hey, stai calmo. No, fermo, aspetta, sono solo qui per aiutarti. Non mi serve il tuo cazzo d'aiuto. Ok. Ok, allora mi sposto. È una pazza scatenata, poi. Stai lontano da me. No, no, per carità. Non siamo con loro. E secondo te me ne frega qualcosa? Okay. Incazzosa questa qui. Okay. È incazzosa sta qua. Allora, cosa dobbiamo fare? Vorrei. Chi era quella? La classica una damigella pazza. In pericolo. Vasquez. Morto. Molto morto. Capitano Curi, mi riceve? Sono Curi. Siamo qui, risaliamo la strada fino al cancello. Restate in posizione, stiamo arrivando. Com'è andata con... Sono stati neutralizzati. Restate in posizione. Passo e chiudo. Andiamo. Però con sto passo qua. Abbiamo portato le vostre moto per evitarvi altra strada. Puoi andare. Come sono andato? Sono promosso? Promosso? Beh, mi hai osservato tutto il giorno. Ho pensato fosse cosa? Una specie di prova?
No, niente di premeditato. Come puoi vedere, le potenziali reclute sono carenti. Già. Ma tu sei promosso. Bene. Pronto per il colonnello? Ma sì, certo. Sì, perché no? Allora, Senjo, dov'eri in servizio prima di questo inferno? Beh, conosci le razioni militari, sai andare in ricognizione, usi tattiche di copertura e avanzamento. Allora, dov'eri arruolato? Marines, esercito. È solo che cerco di parlarne il meno possibile. Nei primi mesi dopo l'epidemia, gli ex militari non riscuotevano troppe simpatie. Io ero nell'esercito, decima di montagna. Mi sono fatto un giretto dell'Afghanistan. Tu invece? La carriera militare ti lascia un'impronta, un contegno. Non è il caso dei tuoi soldati, ma tu sì. L'ho detto e lo ripeto, hai buon occhio. Ero nell'aeronautica, 10 anni nel sacco. Ma non ci sono basi di lancio in Oregon. Tu ci credo o no, ero in vacanza e mi è andata di culo. Ricevevo rapporti via satellite da tutto il paese. Credi che qui sia stato l'inferno? Le città a est del Mississippi sono cadute in 2 giorni. Ah, quindi era in vacanza lì lui. Conosci questa zona? Sì, sono cresciuto in una cittadina a nord di qui. Farewell, ti dice niente? No, ma sembra perfetto per viverci la fine del mondo. Non hai torto. Forse sei già stato qui. Sì, un altro... ci sono stato. Qualche estate fa, io e la mia signora, mia moglie, siamo venuti in luna di miele. Hai una foto? Di tua moglie, dico. Si chiamava Carrie. Siamo stati sposati per... comunque, sembra una vita fa. Eh beh. Sai, ho come l'impressione che sia vietato entrare. Come? No, quel cartello non ci riguarda. Perché non sappiamo leggere? Perché noi non rispettiamo la legge. Parla per te. Dopo di lei. E va bene. Ah, sai, coinvolgermi nelle tue cospirazioni è piuttosto inurbano. Piuttosto cosa? Beh, significa... Ok... Non imparo mai. Mi spiace molto. Oddio, avresti dovuto vedere la tua faccia. Era buffa, scommetto. Volevo farti una foto, ma non ho il cellulare. Beh, per una volta è una buona notizia. No, andiamo, non ricominciare. No, te lo sei detto da solo. L'hai fatto. Vabbè ragazzi, visto che non parlano, io mi fermerei qua per questo episodio. Siamo andati un po' lunghi, non vorrei fare dei video troppo lunghi chiaramente. Prima di salutarci, come al solito, rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace al video, condividere il video, lasciare anche dei commenti se vi fa piacere. Per voi sono gesti assolutamente gratuiti, per me molto importanti, mi supportate nella crescita del canale soprattutto. Detto questo, grazie a tutti per aver visto questa puntata e ci vediamo alla prossima. Ciao!